Un mago senza bacchetta magica, Beppe Iachini, guardando i numeri, il suo è un Palermo da Serie A. 7 punti in 3 partite, 5 gol fatti e un solo gol subito. Dopo le 3 sberle rifilate alla Juve Stabia e il pari sofferto di Brescia contro il Pescara, la fortuna ha aiutato il tecnico rosanero che, conscio degli importanti limiti atletici del suo Palermo in questa fase della stagione, ha schierato una squadra molto corta e attenta a non prendere gol. Una condizione da ritrovare al più presto, questo è il vero obiettivo di Iachini, che dal suo arrivo a Palermo ha dovuto lavorare molto sia sul piano tattico che su quello atletico. Dopo una preparazione estiva gestita non nel migliore dei modi da Gattuso, il tecnico marchigiano ha dovuto lavorare molto dal punto di vista fisico per cercare di recuperare quei giocatori chiave che oggi appaiono in netto ritardo di condizione. Da Barreto a Bolzoni, da Terzi ad Aprelà, fino a Bacinovic, un giocatore da ritrovare, almeno secondo il presidente Zamparini, l'unico in questo momento che possa dare un cambio di passo al centrocampo, almeno aspettando gennaio. Ma il mercato di riparazione è ancora lontano e fino ad allora Iachini dovrà inventarsi qualcosa con quello che ha a disposizione. Le assenze per le nazionali hanno tolto le uniche forze fresche su cui il tecnico rosanero nelle 2 precedenti partite aveva potuto contare, soprattutto quelle di Berre e Belotti, i 2 giovani talenti decisivi contro Juve Stabia e Brescia. Per portare la squadra ad una forma fisica accettabile, Iachini avrà bisogno di qualche mese, una magia che gli riuscì già in passato quando da subentrante centrò la promozione nonostante un inizio difficoltoso. Un'impresa possibile per un mago che riesce a far sparire problemi conquistando i 3 punti. Liquido scorre, mille paranoie spariranno anche loro.